tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Siamo qui oggi stranamente con un mega haul veramente super misto, perché abbiamo delle cose di Halloween ancora, le ultimissime promesso da Tiger. Iniziano le cose di Natale, abbiamo del make-up, dell'abbigliamento, quindi direi di non perderci in chiacchiere e iniziare subitissimo. E direi di partire appunto dalla cosa più visibile, ovvero Tiger, con questa bellissima tote bag, color tipo beigeolino panda con le ragnatele, mi piace tantissimo e poi sono super comode. E sempre come tote bag di Tiger abbiamo anche questa, tutta nera con gli occhietti, agendina, pipistrello, questa è super morbidosa, tipo di peluche, ha le alette con il velcro che si staccano, diventa così, è super pucciosina. L'interno è semplicemente a righe. Io devo dirvi la verità, non uso tantissimi quaderni, però questo era bellissimo, cioè no, questo era troppo mio. Sì, dovrebbe essere l'ultima cosa di Tiger, la tazza con la mano gigante dello scheletro. Tra l'altro oggi ho tutto qui, quindi posso farvi vedere tutto quanto. Direi di passare alla parte make-up, vedrete tutto quanto all'azione nel video di prossima settimana, piccolo spoilerino. Io direi di iniziare con il botto, ovvero dalla palette di Kylie Cosmetics per Nightmare. Capite bene che doveva essere mia. Questa è una limited edition, sia per il pack, cioè proprio da collezione, sia comunque come palette in sé. Tutto, cioè è bellissima. I nomi, raga, i nomi sono stupendi. Io la amo, letteralmente. Sempre da Kylie ho preso anche il temperino, tutto rosino, super carino. Mi serviva assolutamente no, ne avevo già un altro, però costava esattamente come le spese di spedizione ed era precisamente la somma che mi mancava per arrivare alle spedizioni gratuite, quindi piuttosto che pagare le spese di spedizione ho preferito prendere un temperino, anche perché con quella cifra c'era in regalo pure il portachiavi di Halloween di Kylie, che non so se lo riuscite a percepire, però è tutto super glitteratino con la scritta Kylie. Passiamo ora ad Essence con lo scrub labbra in stick al caffè, è super profumato, quindi se vi piace il caffè ve lo consiglio. E il pennello, guardate quanto è bello, tutto in soft touch, marrone, profuma di caffè, lo amo, è bellissimo. Questo in realtà nasce come pennello da illuminante, però potete utilizzarlo come preferite. A me questi pennelli piacciono anche per andare ad applicare la cipria oppure a rimuovere il baking. Sono passata da NYX e non potevo non far danno, perché volevo assolutamente provare lo stick pore filler e la cipria. Ok raga, io su questa cosa vi devo in realtà confessare un piccolo fail. Avevo visto, cioè poi non l'avevo vista molto attentamente, però avevo sentito parlare dell'ultima cipria di NYX, tutti ne parlano un sacco, ho detto vabbè dai, lo voglio provare. Vado in negozio, c'era tipo la HD grande, ho visto che poi c'era anche la piccolina, ho detto dai proviamo la piccolina che vedo un po' come mi ci trovo, visto che alla fine di cipria ne ho anche, no? Pago, esco, non so se avete presente tipo gli store NYX, ma di solito c'è l'entrata gigante e in mezzo proprio davanti ci sono le novità, c'era la cipria, quella che volevo io effettivamente. No comment raga, no comment. Vabbè, non sono stata lì a cambiarla, anche perché comunque avendo preso la piccolina mi può sempre servire, prossima volta proverò l'altra. I fail raga, i fail. Vabbè, passiamo ora all'ultima cosina credo di make up, ovvero Too Faced, che come ogni anno non potevo farmi scappare l'edizione limited natalizia. Questa è il cinnamon bun, è un nude freddino, lo trovo molto bello e super profumato, sa tipo di cinnamon rolls, visto che a quanto pare quest'anno Too Faced non farà il classico set bellissimo dei 4 mini rossettini che tanto amo, a meno non volevo farmi sfuggire questo qui. Passiamo ora ad AliExpress e ho preso questo choker tutto rosa olografico, super bellissimo, che però vedo decisamente più in primavera estate. Questo è super olo, ovviamente con le borchie nere, queste sono di lunghezza media in realtà, cioè per me sono corte perché sono abituata a quelle lunghe così. Però ok, questo non vi ricordo se me ne avevo già parlato, forse in uno degli scorsi haul, ma l'avevo già preso, solo che mi era tipo arrivato rosa pastello matte. Io lo volevo olografico, quindi l'ho ricomprato e voilà. Cosa non assolutamente da me, e tra poco se non ve ne siete mai accorti vi spiegherò anche il perché. Orecchini, perché non da me? Perché io non ho i buchi effettivamente, però sono bellissimi, cioè quanto sono belli. Per questi effettivamente servirebbe il buco. La mia idea in realtà è di toglierci il gancino, questo qui classico, che va bene per chi ha i buchi, e di attaccarcene uno a clip, che mi deve arrivare, l'ho mandato a prendere sempre da Ali, però lo sto ancora aspettando. Ho mandato a prendere anche i gommini perché mi sa di scomodo. Passiamo ora a Primark e ho comprato questo set di questi pezzi di sale dell'Himalaya, che
sono uguali a quelli della lampada di sale classica, no? Questi servono da mettere nel bagno. Io non li ho presi da mettere nel bagno, ma li ho presi da utilizzare come decorazione vicino alle mie lampade di sale. Li trovo veramente super carini. Sotto consiglio di una mia amica ho voluto provare questi dischetti alla vitamina C, che sono super sottili e sono già imbevuti, quindi non li utilizzerò ovviamente per struccarmi, però magari quando mi sto truccando e faccio una sbavatura, c'è del fallout, magari mi faccio degli swatch sulla mano e voglio pulire, questi sono perfetti, sono super comodi. Passiamo ora all'unica cosa di abbigliamento di questo haul, ovvero camicia tipo stile un po' boscaiolo. Forse non la starete capendo molto da così, ma come al solito vedrete le clip indossato. Mi sono subito innamorata del colore, amo queste camicie a scacchi, ce li ho già anche in la classica rossa e nera e tipo bianca, nera e grigia. Nelle mezze stagioni me le godo tantissimo, tipo lasciate aperte con magari una maglietta di una band, mi fanno impazzire questo colore, l'ho trovato veramente veramente bello e si abbina anche tantissimo a varie cose che ho. Passiamo ora alle cose di Natale. Sono andata da Viridea, hanno già allestito tutto il villaggio di Natale. Io ero letteralmente impazzita, soprattutto quando ho visto l'angolino delle candy cane, perché sapete quanto io sia fissata con le candy cane. A me le cose di Natale, è da che vabbè non siano trucchi, cioè mi piacciono, però non da dire oh mio Dio lo devo avere, a meno che quelle non siano candy cane, perché se c'è qualcosa con le candy cane proprio mi chiama, cioè io non so perché sia così attratta dalla candy cane, penso dal colore, non lo so, è così carina. Difatti potete capire quanto io sia impazzita quando ho visto questa qui. È tutta pelosina, poi non penso che renda, ma è tipo in vellutino e ha questo nastrino che sembra bianco, ma guardate, metti a fuoco, ok, come potete vedere è bianco e rosina pastello, tutto ariette, bellissimo, e sono impazzita ovviamente anche quando ho visto lei il lollipop, anche questo super super morbido, con tutto lo stecco a candy cane e qui tutto fatto qui, mamma mia quanto è bello, non vedo l'ora di farci delle foto, raga. Questo invece ha il fiocchetto bianco e rosso. Ultima cosina per questo haul, sta parlando di questo, una mini cupola piena di candy cane, scusate il riflesso della ring light, non so come altro farvela vedere, ok, forse così, che ha l'alzatina, il fiocchetto, e questa l'ho pensata da mettere vicino all'albero delle candy cane, perché sì raga, quest'anno il mio albero di Halloween nero a Natale diventerà l'albero delle candy cane, perché ho intenzione di metterci su appunto tutte le candy cane, la punta ho intenzione di farla un po' DIY a candy cane ovviamente, e vicino voglio metterci questo perché penso che ci stia benissimo. E niente raga, come potete vedere siamo arrivati alla fine di questo haul. Come al solito fatemi sapere qual è stato il vostro pezzo preferito, se avete già iniziato a decorare per Natale, perché magari sì, cioè magari c'è già qualcuno che ha iniziato a decorare per Natale. Io penso che inizierò verso metà novembre, magari non a fare l'albero, però intanto a iniziare a mettere giù qualcosina, forse sì. Io come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata sugli altri miei social. E nulla raga, noi ci vediamo settimana prossima con un video make up in cui proveremo tutte queste novità. Ciao!